il bello di questo mestiere antico, antico perché è antico il giornalista che vi parla ovviamente, è quello, una volta fatto lo stage di informazione nel municipio di Saletto, è quello di andare a trovare poi le aziende direttamente nel rumus. Siamo sotto un Chareser, un ciliegio, un vecchio ciliegio. Quanti anni avrà Giorgio? Storico, storico. Avrà l'età del mio papà, sicuramente. Ecco, gliel'hai rifilata subito l'età. Ecco, subito. La mia sicuramente, più di 40 anni. Più di 40 anni. E dietro c'è questa famosa azienda, le Lumache di San Lorenzo. Ti dispiace se comincio dalla Giorgia, visto che siamo tre Giorgi, però il cavalierato, che non esiste più, dice così. Come è venuta questa idea stupenda? Allora, il nome della nostra azienda, la Lumaca di San Lorenzo, è stata pensata perché è un po' il nome del nostro patrono, del nostro paese. Ok, quindi c'è anche questo è un discorso territoriale. Esatto, e la nostra azienda è un'azienda in ambito biologico e familiare, e siamo io e mio marito con i miei cognati e il nostro allevamento è praticamente è formato in ambito appunto biologico, e selezioniamo delle piantine che dopo veniamo ad alimentare le lumache, ecco. Quindi a ciclo completo praticamente. Esatto, il ciclo completo inizia da marzo e finisce verso settembre, ottobre, quando c'è la raccolta delle adulte. Esatto. Abbiamo imparato qualcosa anche sulle lumache adesso. Questa idea poi troverà verso settembre una celebrazione ancora più importante. Cosa è in arrivo? È che noi a settembre andremo a concludere questa nostra avventura, questo nostro sogno, con realizzare un piccolo ristorante qui in centro del nostro comune, dove andremo a proporre alle persone che saranno ben lieti di venire ad assaggiare i nostri prodotti, le lumache, il prosciutto, perché noi arriviamo sempre nel territorio, diciamo. Arriviamo da una tradizione di famiglia dove avevamo il prosciuttificio nostro, e Boselli, no? Boselli, dove si potrà anche degustare un ottimo bicchiere di vino. Però qua vedo anche altri prodotti della dottoressa Veroni. Noi siamo appoggiati a una dottoressa Veroni e abbiamo anche prodotti con bava di lumaca, che fa bene proprio anche a livello estetico. Raccontaceli un poco allora, così tanto per dare una... E abbiamo lo sciroppo e le caramelle, che fanno bene come chi soffre appunto per l'apparato respiratorio, chi soffre di tosse, mal di gola, sono molto efficaci, ecco. Dopo abbiamo la crema da viso. Non manca proprio niente, sia per l'estetica che per la salute. Tutto, abbiamo tutto. Guarda te le lumache cosa ci danno, veramente. La crema da viso, che è buono come anti-age, oppure dermatiti, psoriasi, proprio problemi a livello estetico, curativi, insomma. Allora, passando qua invece questi vasi. Qui a livello agroalimentare abbiamo delle lumache al naturale, praticamente sono già state bollite e si possono già mettere su, insomma. Tanto cuoci quasi. Esatto. Qua la stessa cosa. Questa cosa in formato più piccolo, e dopo abbiamo i gusci, sempre per far vedere come si possono fare. Da dove arrivano e da dove vengono prodotti. Esatto. Però mi dicevi Giorgio questa mattina che nel nuovo ristorante, che non so ancora come si chiamerà, spero si chiamerà le Lumache di San Lorenzo, no? No, abbiamo pensato di dare un nome, siccome siamo in tre soci che apriranno questo locale, io, mio fratello e mio zio, e abbiamo pensato di dare il soprannome del zio, che si chiama Cini. 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 Abbiamo pensato. Cosa vuol dire Cini per te? Era un soprannome che si dava una volta quando. Ma tutti noi nel Veneto avevamo un soprannome una volta, è vero? Noi per esempio siamo i Tofoli, ci chiamiamo. I Tofoli. Ma pensa di te, guarda te. Non so, poi neanche inutile cercare la motivazione, nascono così e restano, non erano mai popolari dopo. Abbiamo pensato questo nome perché è semplice, molto facile da. Tu si ricorda. Si appresta appunto a localizzare il locale. Però mi diceva Giorgio stamattina che darete spazio anche alle altre aziende agricole del territorio di Saletto. Sì, beh, noi useremo comunque prodotti del territorio, tipo come formaggi. Formaggi di Crivellaro. Di Crivellaro, il miele comunque, o confetture comunque della Serena. Certo. Fattoria Gaia, era solo per ricordare. Sì, dopo verdure magari anche dell'azienda Pierluigi Argenton.
E comunque siamo andati stamattina a intervistarlo in mezzo ai peperoni, l'abbiamo intervistato proprio. Okay. Ecco, faremo uso anche dei suoi prodotti, perché insomma abbiamo questa mentalità di usare comunque prodotti del territorio. Esatto. Bene, ci aspetta poi a dicembre quel grande incontro di Borghi d'Europa a Saletto, l'abbiamo comunicato al sindaco, l'ho visto felicemente felice, va bene che c'è sempre questi occhiali scuri che non si capisce mai le emozioni, no? Ma insomma, però, bravo ragazzo, dai, ovviamente. Volevo ricordare che Giorgio, tra le altre cose che fa nella vita, avere una famiglia, avere un'attività, è anche vice sindaco, lo volevo ricordare perché è solo un peso in più quello. Però insomma dai, via, è un contributo alla vita della tua comunità. Grazie e al prossimo appuntamento.